come si monetizza. Ti sostressiamo di ne affatica. Signora, signor, vuoi farà due botte? Come si dice questo? Signor, siamo in quarantena, se non ci aiutiamo fra di noi. Chi è? Carabinieri. E che cosa volete? Dobbiamo parlare. E quanti siete? Cinque. E allora parlate tra di voi, cazzo. I biscotti a Nutella stanno 7 euro. E voglio. Ti sei mangiato un pane sale e uovo? Sto dire che merda. Non rispondere. Sono una femmina in gorda. Penso proprio che sto mi sa sta scurda. L'altro giorno bussa alla porta. Popò, vada a bre. Guarda, che bolli stavi. Buonasera, buonasera figlioli. Sono venuto per il precetto Pasquale. Padre, hai sbagliato, non abita qua. Forse un palazzo a fianco. In una gara di sesso arrivano in finale un milanese e un napoletano. La gara consiste in chi tromba più donne. Ad un certo punto parte la finale. Lo speaker dagli spalti fa la cronaca. Ed ecco che parte il milanese. Prima donna, seconda donna, terza donna, quarta donna, quinta donna, sesta donna, settima donna, ottava donna. Grande record milanese, sarà dura per il napoletano battere questo record. Ed ora si prepara il napoletano, un po' di stretching, un po' di allungamento. Ecco che parte il napoletano, prima donna, seconda donna, terza donna, quarta donna, quinta donna, sesta donna, settima donna, ottava donna, nona donna, decima donna, primo giudice, secondo giudice, terzo giudice. E che c'è dentro sto napoletano? Ferma, ferma, non va avvicinato, non venite vicino a me, fermi, fermi, per carità, mettete la mascherina, come perché? Sto facendo l'influencer, è contagioso. Sapete perché il tonno viene confezionato in queste scatole di forma circolare? Perché chi nasce tonno non può morire quadrata. E che sei? Ma se un duplo ha tre nocciole, ma perché non l'hanno chiamato truplo? Boh! Come si chiama l'ape più anziana? La so io, la pensionata. Come si chiama il re del freddo? Refrigerio. Come si chiama il re più forte di tutti? Record. Pasqua, lo sai perché le donazioni del seme costano di più delle donazioni del sangue? Perché sono fatte a mano. Buonasera, sono la signora Maria Pagliante. L'altro giorno stiamo facendo l'amore con Don Pasquale, il portiere. All'improvviso Pasquale fa e cosa stavo facendo? Che non si aiuta Don Pasquale, non si aiuta. Buongiorno, questa mattina il sole splende come non ha mai splendito. No, caspita, guarda, ci sta stamattina. Pasqua, un passare mica vero, per piacere, non ci scava mamma. Anzi, tu scava mamma e abbiamo quanto no. Pasqua, mi raccomando, fai piano piano, ho tanta paura. Ah, paura fa quando. Pasquale, fai presto, si sono rotte le acque. Stai tranquillo, Marie, i nostalgici ci stanno andando a fare i cascetti, non ti preoccupare. Marie, fa presto, andiamo a cercare la ragazzina alla televisione, andiamo a girare un frigorifero, andiamo a girare un scaldabagno. Pasquale, ma che è? Anche tu sento tutti questi garanzini?
è tuo direttore della banca. Se voglio il mutuo, devo presentare le garanzie. Pasquale, ma che c'è? Ma che stai piangendo? Mia moglie si portava gli altri uomini a casa mentre io non c'ero. Pasquale, ti confesso, ci siamo passati tutti. Ma perché pure tu sei stato tradito? No, Pasquale, ci siamo passati tutti da tua moglie quando tu non c'eri. Ma vediamo se ti ricordi. Estate 2010, dove sono stato in vacanza? Estate 2010. Sei stato in vacanza a Saint-Tropez. Estate 2014, a Riccione. Estate 2018, in vacanza a Palinuro. Estate 2020. È stato 2020. È stata a casa, Pasqua. Pasqua, ma che fai? Tieni la maschera di tuo computer. Marizia, ma i migliori russi hanno fatto dei fotti TikTok.